note di Arte Quartet ieri sera all'Isola Madre per lo Stresa Festival. Il concerto era previsto nella suggestiva cornice del giardino della loggia del Kashmir, ma a causa del maltempo è stato spostato all'interno delle sale di Palazzo Borromeo. Il quartetto di sax, con il suo Different Worlds, ha offerto al pubblico un tributo alla musica americana contemporanea. Una giovane formazione, tra le più eclettiche del suo genere, grazie alla fusione timbrica e al virtuosismo degli artisti, è stata impegnata nell'esecuzione di brani che hanno caratterizzato la scena musicale degli ultimi 50 anni in America, con pezzi di Riley, Sommer, Roof, Glass, Zorn e Zappa. Dopo l'omaggio a Frank Zappa al Teatro Maggiore, era questa la seconda serata del ciclo America Oggi di Stresa Festival, che propone al pubblico differenti tematiche in nome di quelle traiettorie incrociate che è il tema di quest'anno e di quel melting pot di musica e arti che da diverse edizioni caratterizza la kermesse. La prima parte del festival si chiude stasera al Teatro Maggiore di Verbania con l'omaggio alla grande coreografa tedesca che ha rivoluzionato in maniera definitiva il mondo della danza e del teatro, Pina Bausch. I concerti riprenderanno poi dal 23 agosto e fino al 9 di settembre. Il programma su www.stresafestival.eu.